Ciao amici di Prepper.it, come avevo promesso, oggi andiamo a parlare finalmente dell'utilizzo delle torce tattiche nella difesa personale. Vi avevo parlato della mia intenzione di cominciare a interessarmi a questo tipo di strumenti per questo tipo di utilizzi, l'utilizzo specifico delle torce nella difesa personale. La cosa è piaciuta molto a voi, ma è piaciuta anche parecchio alla A-Tactical stessa, che grazie mi ha spedito la versione, guarda caso, fatta apposta esattamente per questo utilizzo. Allora, A1, A1S, allora la differenza fra il modello A1 e A1S è la presenza di questi dentini sulla parte della corona. Sulla funzionalità è che la A1S è praticamente quasi potente il doppio. Ok, abbiamo quindi visto più o meno le differenze che ci sono e effettivamente anche per l'utilizzo di difesa personale l'idea di avere un fascio di luce molto più potente di esposizione ha il suo perché e andiamo a vedere il motivo tra breve. Guardando invece la parte della corona dentellata, qual è lo scopo di questa leggera differenza nella forma? Beh, fondamentalmente lo scopo, è inutile girarci intorno, è quello di far male, però io non sono particolarmente un fanatico di questo tipo di cose, per il semplice motivo che comunque il danno che si va a infliggere è tutto sommato superficiale, molto splatteroso, cioè una lacerazione magari dei tessuti, cosa che non è detto che sia esattamente proprio il topo, una cosa desiderabile ai fini della difesa personale. Ok, ma qual è il concetto dell'applicazione delle torce nella difesa personale? Beh, fondamentalmente è quella di poter applicare tutte quante le tecniche che si vedono appunto in difesa personale, in Krav Maga, riguardando l'utilizzo del Kubotan o quello che anche qui in Italia nel 1400, già senza l'aiuto di scuole giapponesi che ci insegnassero qualche cosa, si chiamava il bastoncello, ok? È quella di avere comunque un corpo contundente in mano che ci permette di andare a colpire o ad avere un supporto ulteriore sul pugno nel momento in cui eventualmente dovessimo andare a colpire il nostro avversario. Ora, non aspettatevi che vi faccia un corso qua adesso in 5 minuti, anche questa cosa qui volendola si può vedere, però non decisamente nel video non sarebbe secondo me una cosa molto seria. Le tecniche più semplici, senza andare a inventarsi chissà che cosa, sono quelle in cui si va a colpire a martello da una parte, oppure c'è la possibilità di andare a colpire di dorso dall'altra, quindi è fondamentalmente uno strumento per andare a impattare, quindi per andare a colpire. Ci sono delle altre tecniche, sono più complicate, ad esempio ci sono tecniche di pressione su alcuni punti particolarmente sensibili, alcuni strangolamenti, alcune leve articolari soprattutto applicate magari alle dita e cose di questo genere, però sinceramente vanno fatte, vanno soprattutto provate per capire cosa sta funzionando e cosa no, quindi le cose che posso farvi vedere in un video si limitano semplicemente a dire: se avete una certa pratica con il pugilato o con i fondamentali delle arti marziali, provate a rifare gli stessi fondamentali con una torcia chiusa in mano e fondamentalmente le tecniche sono le stesse. Quindi banalmente sulle tecniche con il colpo a taglio andremo a sostituire il pugno a martello, rimane esattamente la stessa cosa con la torcia in mano. Per quello che riguarda invece i diretti, la cosa è che in questo caso è un po' più complicato, bisogna andare a portare il colpo puntando in avanti la zona di impatto, ma tutto questo diciamo fin quando la torcia rimane spenta. Ma il bello della torcia, quello che ha in più rispetto a un Kubotan, è che questa si può accendere. Allora, giusto per darvi un'idea, qualsiasi sia il vostro stile di combattimento, qualsiasi sia il tipo di guardia che andate a tenere, avere una torcia in mano è fondamentalmente un'aggiunta in più che non va a scomodare, non va a spostare nulla di quello che già sapete fare. Ma il vantaggio grosso qual è? È che nel momento in cui dovete averne bisogno c'è anche un altro tipo di colpo che potete portare, che è quello con la luce. L'idea qual è? È che nel momento in cui andate a flashare direttamente il vostro avversario avete quella frazione di secondo in cui magari la luce dà fastidio, addirittura va a chiudere gli occhi. Pensate soprattutto se c'è un contesto notturno, quindi un contesto di buio intorno a voi, dove nel buio esce fuori questa luce, soprattutto se potente, causa quell'abbagliamento momentaneo che vi dà quel piccolo margine di tempo su cui andare a avere un grosso vantaggio. Ancora di più ovviamente è se invece di avere la flashata semplice avete la possibilità di far uscire direttamente l'effetto strobo. Vi dà fastidio? Rompe un po' le palle? Ok, non è una cosa piacevole. Ecco, immaginate fatto invece direttamente, sempre nel contesto magari in cui fuori al momento c'è buio. Perché l'effetto strobo rispetto alla luce normale? Perché due motivi fondamentalmente. Il primo è che
l'occhio umano si abitua alle variazioni di intensità di luce, ma ci impiega un attimino, nel senso che possono passare un paio di secondi prima di avere completamente la visione ancora a 10 decimi con un cambio di intensità luminosa intorno a me. Se questi cambiamenti di luce sono molto veloci e molto frequenti, quali appunto quello dello strobo, l'occhio umano non ce la fa a stare dietro, passare la luce, tornare al buio, passare la luce, tornare al buio, quindi rimane un attimino in palla. Cosa vuol dire? Che l'effetto dell'abbagliamento che abbiamo ad esempio sul colpo singolo, in realtà invece di avercelo su una frazione di secondo, comincia a riportarsi per tutto il tempo in cui io riesco a indirizzare il mio raggio di luce negli occhi del mio avversario, che può tranquillamente distogliere lo sguardo, chiudere gli occhi o cercare di non farsi influenzare ma senza guardare direttamente la luce, cosa che però comunque mi dà un vantaggio perché sta guardando altrove e non sta guardando me. Oltre a questo però c'è un particolare in più. Allora, chi è un attimino un po' più avvezzo nel combattimento, in questo caso non necessariamente quello da difesa personale ma anche quello sportivo, sa che il combattimento ha un suo ritmo e che parte della strategia che si attua durante il combattimento va proprio a cercare di fregare il ritmo dell'avversario, cambiarglielo o comunque fare in modo che sia il nostro avversario doversi adattare al nostro ritmo e non il viceversa. Cosa succede? Che il ritmo cerchiamo di stabilirlo noi, cerchiamo di decidere noi quale ritmo. Pronto? Bene, tu? Ma no, va bene, dai. Sì, ok. Fai tu. Ciao. Ok, eravamo al ritmo del combattimento. Cosa succede alla nostra sensazione del ritmo, alla nostra ricerca del ritmo quando abbiamo uno strobo negli occhi? Succede che inevitabilmente il cervello si adatta a sincronizzarsi su questo stimolo esterno molto forte, molto martellante, molto insistente, e di conseguenza la mia capacità di cercare di gestirmi un mio ritmo durante il combattimento è fortemente influenzata da questo stimolo esterno. Faccio fatica a partire con i colpi quando voglio io o comunque a muovermi quando voglio io, perché tenderò, è una parte diciamo del cervelletto rettile a reagire in questa maniera qua, tenderò a uniformarmi al ritmo di questo stimolo esterno. Quindi sicuramente le torce ci danno molteplici vantaggi come strumento da EDC nel caso di qualsiasi emergenza, ma anche abbiamo visto nel caso di una potenziale aggressione, quindi necessità di difenderci. Per quello che riguarda il discorso della difesa personale, io continuo a preferire il modello senza la ghiera a corona perché passa più inosservato, è meno dichiaratamente offensivo e quindi maggiormente giustificabile. Per il resto non mi risulta ci siano limitazioni o controindicazioni al fatto che possiate portare con voi una torcia dovunque andiate, giorno e notte, città, campagna, montagna, dove cavolo vi capita di essere, quindi semplicemente perché no, la torcia, ricordiamo, è uno degli elementi fondamentali che non dovrebbe mai mancare all'interno di nessun EDC. Boh, detto questo vi saluto, vi lascio al prossimo video, ci vediamo alla prossima. No, giugno, fine giugno, metà giugno, 17-18, ci abbiamo il nostro raduno, ci vediamo tutti quanti lì, mi raccomando non mancate. Ok, adesso, ciao.